Siete felice che abbia voluto fare il bis? Grazie, Marta, è davvero ottimo. Il mio palato si è addormentato. Oh, è la pizza che ho ordinato per te e per me. Ci speravo. Salve. Mamma, cos'hai ordinato di preciso? Signor Castle, lei viene con me. Oh no, non viene da nessuna parte. Mamma, ci penso io. Ok, lei chi è? Chi sono io non importa. È importante chi è lei. Cioè il marito del capitano del dodicesimo, dove si trova una certa opera d'arte che lei andrà a prendere per me. Mi dia un motivo per cui dovrei. Gliene do due. Ehi, punti la pistola contro di me, guardi me. Senta, quel dipinto appartiene alla mia famiglia. Mio padre ha passato la vita a cercarlo ed è morto con il rimpianto. Non permetterò che finisca nella camera da letto di un miliardario qualunque. Ok, la capisco, davvero. E sarei disposto anche ad aiutarla. Dico sul serio. Ma non posso prenderle quell'opera d'arte, mi dispiace. Per quale motivo? Lucy non me lo permetterebbe. Chi diavolo è Lucy? È proprio dietro di lei. Diciamo alla sua sinistra. Avete visto? Steso con un colpo solo. Sì, ma non hai steso solo lui. Ops. Rick, tutto a posto? Beh, non direi. Temo che Mia ci farà causa e ci rovinerà. Ha fatto a pezzi la mia fonte di reddito. Ho già detto che mi dispiace. Ci sono altre brutte notizie. Lorenzo non è l'assassino. Ho appena parlato con i suoi colleghi. Ha un alibi praticamente inattaccabile. In effetti, se avesse ucciso lui, Justin avrebbe già il Van Gogh e non mi avrebbe chiesto di rubare quello falso. Un momento. Il Van Gogh che avete al distretto è quello falso? Lei come fa a sapere del falso? Lorenzo, l'unico modo che ha per migliorare la sua situazione è dirci tutto quello che sa, ora. Ho passato più della metà della mia vita alla ricerca di quel dipinto. E quando è andato all'asta ho suggerito al mio capo di comprarlo. Ma non l'ha fatto? No, però avevo conosciuto Justin durante una consegna. Si è informato. Ha scoperto che avevamo 3 settimane prima che spostassero il dipinto e non abbiamo perso tempo. Justin avrebbe fatto il trasporto al posto di Liam e si sarebbe occupato dello scambio. Ha procurato lei il falso? No. Mi ha detto che sapeva lui a chi rivolgersi. Gli aveva dato appuntamento in quel garage. Era lì per ritirare la copia. Beckett, probabilmente è il falsario il nostro assassino. Ha ucciso Justin per il vero Van Gogh. Però Justin a Liam ha dato il falso nel garage. Sì, quindi? Quindi devono averli scambiati prima che Liam arrivasse. Forse l'assassino non se n'era andato, si era nascosto. Pensaci bene, se Liam è arrivato subito dopo il momento dello scambio. L'assassino ha dovuto nascondersi. Esatto. Quando Liam se ne va con il falso, l'assassino uccide Justin per l'originale. Sì, è possibile. Solo che il problema è... come identifichiamo quest'uomo misterioso? Beh, dal suo odore. Bella idea, Cass. Il peccato che tu abbia rotto il nostro naso infallibile. Ce ne occupiamo noi.